Ora fare impresa è anche online. Digita fareimpresa.info. D'ora in poi sarà più facile accedere al servizio taxi a Vicenza. Sentite. Da oggi, a Vicenza, per chiamare un taxi basterà inviare un sms al numero 33 88 44 2000, indicando la località in cui si chiede il servizio e il luogo di destinazione. Nel giro di pochi minuti l'utente riceverà un messaggio in cui compariranno il numero di taxi in arrivo e il tempo di attesa. L'iniziativa è di Radio Taxi Veneto e dopo l'avvio a Padova, che ha fatto da apripista con buoni risultati, è stata avviata anche nella cooperativa Radio Taxi Vicenza, presieduta da Davide Giardina. È un servizio che nasce all'interno del consorzio regionale Veneto e permette appunto di presentarsi con un'immagine unica e raggiungere quindi tutta la categoria di utenti che attualmente potrebbe avere delle difficoltà di accesso alla chiamata. Mi sto riferendo in particolar modo a quella categoria di utenti disabili che hanno problemi di udito, quindi i sordomuti, che senza bisogno di dover interloquire, diciamo, con l'operatore della centrale, con un semplice sms lo possono ottenere. Un vantaggio è anche nei tempi ridotti rispetto a prima, perché si eliminano le lunghe attese telefoniche a cui spesso gli utenti del radiotaxi sono abituati. Dopo che negli anni 90 la cooperativa si attrezzò per il trasporto di carrozzine, con sms taxi ora si va ad agevolare anche chi ha problemi di udito. Da qui la soddisfazione di Alberto Noro, presidente provinciale dell'ente nazionale Sordi. Alla presentazione hanno partecipato tra gli altri Alessandra Moretti, vice sindaco di Vicenza, Tommaso Ruggeri, assessore allo sviluppo economico del comune, l'assessore al turismo Massimo Pecori e il consigliere delegato alla mobilità Claudio Cicero. Una presenza accolta con piacere perché testimone di una volontà a collaborare per dare un servizio sempre più aderente alle attese della collettività. Ricordate quindi sms taxi 33 88 44 2000.